Radio Live GP, la prima web radio italiana sul mondo dei motori. Come mai la passione corre su due ruote. Amici di LiveGP.it, appassionati di motociclismo e motociclisti, buonasera e benvenuti alla puntata numero 233 di Motorbike Circus, il consueto appuntamento del martedì sera dedicato al mondo delle due ruote. Marco Pezzoni, come sempre, in diretta con voi, e a farmi compagnia ritrovo Alex Di Bisceglia. Ciao Alex. Ciao Marco, buonasera a tutti. E li vedete qua sotto, i nostri ospiti, in attesa che si aggiunga anche il terzo componente del team ZPM Ducati. Li vedete qua sotto, sotto Alex c'è cioè il team manager Fabio Marchionni. Ciao Fabio. Ciao, buonasera a tutti. E sotto di me lo vedete Matteo Baiocco. Ciao Baiox. Ciao Marco, ciao Alex e a tutti gli amici che ci ascoltano. E ricordandovi che siamo in diretta sulla nostra pagina Facebook di LiveGP.it e anche sul canale YouTube di LiveGP.it. E per quanto riguarda tutte le news dal mondo dei motori, vi invitiamo a leggere il nostro sito www.livegp.it. E quindi e siamo appunto anche con ok, adesso è arrivato anche, vediamo, e anche si è aggiunto anche Alessandro Anderozzi. Ciao Alessandro. Ciao Ale. Ciao a tutti. Ciao Ale, bentornato a Motorbike Circus. E grazie. Allora partiamo un attimo, visto che comunque questa è una puntata speciale dedicata tanto al CIV, perché ormai questo fine settimana finalmente si parte. Partiamo un attimo con innanzitutto la preview di questo appuntamento del Mugello, partendo con prima con il team manager, ovvero Fabio Marchionni. Vai Fabio. Allora, intanto buonasera a tutti. Sì, dai, finalmente la settimana della gara si riparte. Quest'anno ripartiamo con i due piloti che abbiamo scelto, sono presto detti, puntiamo a fare bene. Parliamo un po' di gioventù, perché comunque il team è nato quest'inverno e con la pandemia, con il lockdown che si è stato, sicuramente arriveremo alla prima gara non pronti come magari chi ha esperienza sul moto già lo scorso anno. Noi abbiamo scelto la Ducati Q4R, è una moto molto, molto complessa, però abbiamo scelto la Ducati perché secondo noi è una moto. Ma sento male solo io? Per fare bene. No, è tutto. Dai, Fabio ha il microfono un po' basso. Alzo tutto. Fabio, ti senti male? Alto. Qua sotto c'è anche un'astronave aliena, però va bene uguale. Sì. intanto che Fabio sistema un attimo il microfono, passiamo un attimo la palla a Bayors, con il quale ovviamente è un gratuito ritorno per Bayors qui a Motorbike Circus. E innanzitutto, come stai Bayors e come poi hai passato questo periodo lontano dalle gare? Un periodo lunghissimo. Di solito già il CIV, la pausa invernale è infinita, perché da ottobre si torna in pista ad aprile, quest'anno si torna in pista a luglio. Quindi abbiamo fatto due inverni praticamente di stop e vediamo di recuperare in fretta. Ecco, il periodo è stato un disastro per tutti quanti, però questo credo sia il male minore, quello di dover aspettare. Ecco, penso che ci siano state importanti problematiche prima delle gare, però finalmente si può tornare e sono davvero contento. Ecco, non vedo l'ora perché, come diceva prima Fabio, la squadra è nuova, ma ha cercato di mettere insieme tutto quello che serviva. C'è stato poco tempo,
anche perché comunque l'impegno con una moto come la V4 è importante e muoversi è un po' differente che muoversi con un'altra moto, quindi le uscite sono state poche, ma cercheremo di fare il massimo già da questo fine settimana e crescere gara dopo gara. Ecco, non ci saranno tante occasioni, ma cerchiamo di fare in fretta e di far fruttare questi capelli bianchi che mi stanno venendo. Non si vedono tanto, tranquillo. L'ho tolti, l'ho rasati apposta. E allora, Bajor, com'è stato il passaggio da una Ducati bicilindrica alla V4R? Guarda, ti dirò, come sensazioni sono molto molto simili, non sembra, cioè riconosci subito il DNA della moto, però poi dopo portarla al limite è completamente differente, anche perché questa moto ha molta più potenza in un'altra fase dei regimi di giri, ci sono ancora delle cose che devo scoprire, diciamo che l'altra avevo avuto la fortuna di collaborare con il test team e quindi per me era molto facile trovare una base. Invece questa qua dobbiamo lavorarci e scoprirla e cercare di accorciare i tempi. Ecco, però è sicuramente una moto nata per correre e quindi le sensazioni sono belle anche quando i tempi non vengono ancora perfettamente, ma è comunque bello guidarla. Va bene, adesso chiedo ad Alessandro un po' com'è stato anche, ciao Alessandro, com'è stato un po' il tuo periodo di fermo dalle gare e poi un po' come ti sei trovato con la Panigale V4R. Allora, ciao a tutti. Allora, fermo, dai, un po' come tutti più o meno, tanto non ci siamo potuti allenare con le moto che ci corriamo, quindi ci siamo dovuti attrezzare con quello che potevamo. Si vede addirittura la gabbia qui dietro che ho fatto a casa per allenarmi e poi niente, si riparte con questa nuova avventura che è quello che ci voleva, un'ottima squadra che ci assiste, la moto va veramente forte e solo che non abbiamo avuto molto tempo per metterla a punto, ecco, quindi la Ducati è una moto un po' più complicata della Yamaha di cui correvo gli altri anni, quindi ci vuole un po' più di tempo, però sono fiducioso perché stiamo lavorando bene. L'ultimo giorno al Mugello ho trovato delle buone sensazioni sulla moto, quindi possiamo fare bene. Infatti ti chiedo, com'è stato il passaggio da un 4 in linea a un 4V? Cambia tanto, la differenza si sente. E soprattutto nell'erogazione del motore, anche la Ducati è molto diversa anche di ciclistica e quindi all'inizio ho fatto un pelino di fatica perché la Yamaha è molto più intuitiva, è più facile e la Ducati va un po' capita e bisogna girarci anche un pelino di più per sistemarsi, quindi diciamo che il potenziale ce n'ha tanto, però serve ancora girare un po', ecco. Alex, vai. Sì, allora io comincio da Fabio perché proprio andiamo un pochino a parlare delle criticità di questa moto, perché poi vedendola nei vari campionati, per dire, nel BSB dove l'elettronica è praticamente pari a zero, ma il motore viene elaborato anche senza troppi problemi, la moto è andata molto bene, è stata spesso e volentieri inarrivabile. Nel CIV chiaramente il team Barney con Michele Pirro ha fatto da padrona, ma anche normalmente perché sono coloro che la moto l'hanno creata e sviluppata, quindi diventa sempre più semplice, come diceva Matteo, quando si è all'interno del test team è abbastanza semplice, mentre poi nel mondiale Superbike si è visto come comunque nella seconda parte la moto sia stata sempre abbastanza difficile per Bautista da sistemare e infatti poi il mondiale non è arrivato. Quali sono le aree, diciamo, quelle più complicate, Fabio, rispetto alle moto con cui hai già avuto a che fare? C'è qualche cosa di particolare che richiede tanto lavoro di fino? Allora, intanto facciamo una distinzione. La moto che utilizziamo noi, cioè quella nel CIV, la moto che tutti possono acquistare dal concessionario e preparare. Mentre nel Mondiale Superbike e nel BSB viene utilizzata l'RS, che sarebbe praticamente un'altra moto. La forma esterna, estetica è la stessa, ma è totalmente diversa. Ha funzioni diverse, sono le tracce diverse.
posizione del serbatoio diversi, quindi presi distribuiti diversamente, una moto molto diversa. E per quanto riguarda la nostra moto, a differenza delle altre moto con telaio classico, tra virgolette, la parte lo fa praticamente al limite, nel senso, questa moto ha un limite molto ampio, come dimostra Michele Pirro, il team Bagni, molto lontano rispetto a una giapponese o una BMW, una moto tedesca, ma il potenziale di questa moto è alto, però come dicevamo non becchiamo un po' di chilometri, perché arrivando a una moto del genere molto difficile, molto diversa dalle altre, e facendo pochi chilometri, facendo pochi test e non potendo fare tante prove sulla messa a punto, è normale che impieghiamo magari una gara in più per arrivare. E la differenza, la difficoltà che fa, che ha trovato risultati ad esempio nel mondiale Superbike, secondo me è data anche dallo stile di guida dei piloti, per esempio Davis, che è un gran pilota, che comunque ha dimostrato che può vincere delle gare, la moto sta facendo molta fatica, mentre uno come Redding, che sale su e fa subito forte, magari ha un approccio diverso alle risposte della moto. La moto del Jeep possiamo muoverci un po' meno, perché non possiamo cambiare il forcellone, non possiamo cambiare i raggi del mono, non possiamo cambiare il serbatoio, quindi la distribuzione dei pesi è praticamente uguale a quella originale. Possiamo lavorare per la ciclistica con le sospensioni, però non possiamo sostituire le sospensioni, quindi abbiamo solo la cartuccia interna e l'elettronica Marelli. L'elettronica Marelli è un mondo a sé, e questa è la grande differenza che fa dalle altre moto. Adesso Yamaha è lontana anni luce, noi abbiamo corso con Yamaha fino al 2017. È un'elettronica molto più semplice, intuitiva, e trovi subito la strada, diciamo. E BMW si è avvicinata molto, ha una bella elettronica, si è avvicinata molto, però la differenza con la Marelli è enorme. Cioè, la Marelli può fare molto di più, e naturalmente quando ti permette di più è più difficile trovarlo, certo, trovare la strada. Tutto qua. Quello che l'unico problema che abbiamo avuto è che sono i chilometri, la strada. Poi certo, il team Barney è un grande team con un gran pilota sopra che ha creato questa moto, è normale che per loro la vita è un po' più semplice, però proveremo a stare con loro, ecco. Le carte non ci mancano, i mezzi non ci mancano, secondo me neanche i piloti, quindi per questo li abbiamo scelti, quindi vediamo quello che riusciamo a fare. E per questo, Biox, allora, riflettendo un secondo effettivamente sul piccolo trascorso dell'anno scorso fra Redding, o meglio fra Bautista e Davis, e quest'anno comunque anche quello che si è visto già Philip Island, viene da pensare che forse piloti provenienti dalla MotoGP, quindi abituati a telai più rigidi, a una ciclistica magari anche più nervosa in modo scattante, quindi non particolarmente morbida che accompagna, forse ci vuole uno stile di guida un po' diverso rispetto a quello a cui sei abituato e rispetto, diciamo, anche a quello del V2. Ti ricorda un po' di più l'Aprilia, oppure è comunque più semplice e più intuitiva rispetto anche alla moto della casa di Noale? Come la vedi, come l'hai vista tu questa V4R? Ma guarda, io per quello che riguarda gli altri piloti faccio davvero fatica a dire qualcosa, perché difficile dirlo, difficilissimo guardando la TV o conoscendo un pochino la situazione. È chiaro che sembrava a tutti molto facile per Bautista, e poi si è complicata clamorosamente, ma secondo me lì è dipeso più da fattori esterni che da fattori tecnici, mia piccola opinione personale. E parlando poi di noi, invece, nel confronto con l'Aprilia, come dicevi prima, al momento, appena saliti su, sicuramente l'Aprilia è una moto un po' più facile, e secondo me sia come erogazione della potenza, come bilanciamento della moto, eccetera, ma credo che anche questa lo sarà. Però come diceva Fabio, per ora per noi è un foglio bianco, quindi abbiamo avuto davvero poco tempo per
capire innanzitutto, dato che è una moto con diverse tipologie di modifiche che si possono fare, diverse bilanciamenti, con ancora dei riferimenti degli altri piloti un po' strani, perché ad esempio da quello che ci arriva, ecco, non c'è una uniformità di assetti che manda forte questa moto al momento, eh. Io poi parlo sempre un po' per quelle che le informazioni che mi sono arrivate, certo. E magari non è così, però vediamo piloti di diverse stature, di diverse provenienze, che usano la moto in diversi modi e non è detto ancora quale sia il più efficace. Quindi noi stiamo cercando di capirlo, la moto nostra è più semplice di quella del Mondiale Superbike, quindi dovremmo impiegare meno tempo, anche perché, come detto, ci sono dei piloti o comunque team che la stanno usando, stanno andando molto forte, sicuramente con un paio di cose azzeccate anche noi potremmo essere della partita. Chiaramente, chiaramente. Poi Ale, questa la chiedo a te, anche se pure Matteo è perfettamente ferrato, però lui sono tanti anni che ci corre nel CIV, quindi la sua risposta non vale. E nel tuo frangente invece mi rendo conto che il primo scoglio che un pilota italiano si trova ad affrontare nel momento in cui arriva nel campionato nazionale è un Michele Pirro, che non è una cosa che in realtà si vede negli altri campionati, perché vedendo il campionato spagnolo, il campionato tedesco, è come se, non lo so, Dani Pedrosa corresse nel CEV Superbike, o come se, non lo so, Jonas Folger nell'IPM. Hai fatto un paragone un po' grande, eh? Vabbè, adesso fai il tester, dai, ci possiamo stare, insomma. Però l'hai fatto grande. L'ho lanciato un po' ampio, però è per dare un'idea del fatto che comunque all'interno del CIV voi due, vale per tutti e due, vi trovate comunque a confrontarvi con un pilota che è un pilota da top 10 nelle wild card, che ovviamente conosci bene, però comunque è un pilota top 10 nella MotoGP, è una cosa innegabile, e questo negli altri campionati in generale non si vede. Mi domando, questo in qualche modo non va un pochino magari a inibire anche la crescita dei più giovani? Perché è vero che affrontare subito qualcuno di molto forte sicuramente passare in termini, ti spezza, però è altrettanto vero che poi alla lunga avere sempre qualcuno comunque di così forte, con una moto peraltro praticamente perfetta, perché correndo col Team Barney diventa difficile trovare una moto più competitiva nel panorama, non sarebbe forse il caso di rivedere un pochino questa cosa? Voi come vi trovate, nel senso, con un avversario, con il leone della situazione? Vai, cominciare. Guarda, sicuramente da una parte potrebbe essere uno stimolo, perché comunque diciamo che il punto di riferimento va fortissimo, ovviamente c'è tutta una situazione dietro che gli permette di andare così forte. Di certo non è facile, quindi non saprei, però è tosta vederlo sempre lì, sempre davanti, e magari sempre che fai fatica ad arrivargli vicino, perlomeno gli anni Yamaha, per me era quasi impossibile stare lì. Adesso vediamo un po' con Ducati, spero che un po' di motore in più ce l'ho, se riusciamo a sistemarci bene, di poter provare comunque, di provare a stare lì con lui. L'obiettivo comunque è quello, stare lì. Chiaro. Vai Matte, tu di esperienza ne hai, quindi tu proprio adesso ci racconti proprio tutto, vai. No, beh, diciamo che ovviamente io con lui ho anche combattuto diverse volte, quindi per me è un po' diversa la visione che ho nei suoi confronti, però sinceramente la presenza è solo un bene per tutti quanti, perché porta tutti ad andare più forte. È chiaro che il rovescio della medaglia è che provare ad andare a insinuare quella posizione è molto 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 difficile per tutto il programma di stagionale che ha Michele per i suoi impegni con la Ducati, quindi è innegabile che non tanto i chilometri che fa in moto, ma le conoscenze, i metodi, la tecnica di guida, tutto il pacchetto, è come se io gioco a calcio con la squadra del mio paese o vado ad allenarmi con la Juventus. A giocare con quelli bravi si diventa più bravi, e lui sicuramente si allena sempre con la Juventus, noi invece quando facciamo i nostri allenamenti li facciamo spesso con la squadra del paese, quindi è più difficile secondo me, perché lui è abituato a una situazione più grande,
e quando viene a fare questo campionato innegabilmente è più forte, è più pronto, e questo che rende la competizione molto difficile. Però in passato sono riuscito qualche volta a dargli fastidio, quindi per me adesso comunque incentrare il nostro campionato su Michele non è la priorità. Noi abbiamo un progetto nuovo e vogliamo essere competitivi, poi vediamo se riusciamo a fare qualche sorpresa o comunque essere lì del pacchetto, per noi sarebbe interessante. È chiaro che noi abbiamo fatto un test, gli altri, soprattutto lui e altri che hanno dei progetti diversi attorno, godono di alcuni vantaggi, come è capitato anche a me in passato quando facevo il tester per la Ducati Superbike, andavo a fare il CIV, ero sicuramente, tutti pensavano chissà quale moto io avessi, ma ero io che ero più allenato e più in palla perché guidavo sempre la moto. È chiaro, è chiaro. Adesso, vedendo anche un altro punto di vista, forse penalizza un pochino il campionato una quantità di round un po' bassina, nel senso che se già normalmente esatto, 6 tappe non sono tantissime, e questo sempre chiedo proprio a tutte e due perché in realtà mi interessa la cosa in entrambi i casi. E poi volevo fare anche una domanda a Fabio Marchionni per quanto invece magari riguarda un altro tipo di campionato, però cominciamo da questa. Già normalmente sono 6 tappe con 2 doppie spesso e volentieri, adesso come adesso quest'anno siamo addirittura a 4. C'è realmente il tempo per mettere a posto la moto o bisogna per forza correre qualche rischio in più e un pochino accontentarsi della situazione, perché a tutti gli effetti 4 tappe in 4 circuiti è in assoluto il campionato più corto, cioè l'IDM ha chiuso con molto meno, quindi vuol dire che secondo me almeno qualche circuito anche un po' più piccolo, un Castelletto, una cosa del genere, secondo me non si potrebbe includere, un po' come fa il BSB che mette dentro Brands Hatch Indy che sono praticamente 40 secondi al giro, come la vedete? Dai, parto io che ho finito, poi dopo lascio la parola Ale. Io è da quando nel 2013 ho fatto l'esperienza al BSB che ho un ottimo rapporto con la federazione, con Simone Folgori, perché collaboravo anche con i ragazzini un po' di anni fa. Ho riportato quali erano secondo me i feedback da un campionato che è un riferimento, e come dicevi tu, per me sarebbe fondamentale se vuoi creare un campionato più combattuto. L'unica cosa che puoi fare è mescolare le carte. Se noi andiamo sempre a Misano e sempre al Mugello, su quei circuiti, gli stessi piloti, dove per giunta fanno sempre 1000 test, il risultato è quasi sempre scontato. Lo vediamo quando andiamo ad Imola. Ad Imola noi ci andiamo una volta l'anno e quasi sempre è la gara più strana, con i risultati diversi dal solito. Quindi quella è la base di tutto. Potremmo avere dei circuiti dove anche una Suzuki, una Yamaha, un'altra moto può trovarsi forte. E per quello anche nel campionato inglese vediamo tanti piloti vincere, perché hanno situazioni differenti. Per me quella sarebbe la base per poter mescolare le carte, molto di più dei regolamenti. Perché qui possiamo cambiare quello che vuoi, ma come hai detto tu prima, facciamo sempre l'esempio suo, Michele fa la wild car a Misano al Mugello e va in prima fila con la MotoGP. In quelle piste lì è difficilissimo. Se andiamo ad Imola possiamo provarci, andiamo a Vallelunga, mi è capitato di provarci molto spesso, se andassimo su altri circuiti sarebbe ancora forse meglio, o magari comunque alla fine vince sempre più forte, però per me sarebbe la base dalla quale fondare un campionato. Chiaro. Ale, tu come la vedi? Ma io credo che per quest'anno la federazione più di questo non poteva fare. E per il resto credo che i circuiti qua in Italia sono quelli. Quindi si potrebbe provare, non so, mettere qualche gara fuori, non sarebbe nemmeno male. Oppure magari provare a fare qualche doppia, non magari sempre Misano e Mugello, quello anche potrebbe essere una soluzione, però cioè, comunque in Italia i circuiti sono quelli, secondo me mettere altri circuiti che sono qua non credo che sia possibile, anche per lunghezze, spazi e paddock. Dice quindi, tutto troppo piccolo, quindi magari sarebbe consigliabile, che ne so, uno Slovakia Ring, qualcosa di comunque a portata, piuttosto che anche uno Schleben, così come fa peraltro il BSB che se ne va ad Assen, che peraltro l'Olanda è vicina ma non è neanche vicinissima, quindi come qualcosa di europeo, dici?
Sì, infatti alla fine ce l'abbiamo circuiti comunque a confine o vicini all'Italia, cioè basta Manicur. comunque. Sì, ci sono, quindi cioè, come magari dal sud arrivano a correre in Alta Italia, comunque che di chilometri ne fanno un sacco, spostarsi un po' in oltre non penso non sia un problema Sì, per nessuno. saranno 200 km in più peraltro per arrivare ai primi Sì, oltre il sì. confine, quindi potrebbe essere una buona idea. Io però non vedo più Fabio, gli volevo chiedere una cosa ma non lo vedo più, non so se è solo un problema Ah. mio. No, non lo No, non lo vediamo vedo anche più. noi, no. No. Ma già c'aveva problemi anche prima, penso che. Prima era il computer che gli faceva l'intercettazione dei comunicati russi criptati, quello è un altro discorso però. Allora, a questo punto però questa domanda ve la faccio a voi, nella speranza che Fabio poi rientri, perché eccolo, perché mi interessa, eccolo qua, Tana. Allora, Fabio, questa è una Sono domanda che vale, tornato. sono tornato, è una domanda che vale per il team manager tanto quanto per i piloti. Mi domando, soprattutto considerando che il regolamento del CIB è abbastanza simile peraltro a quello della Superstock classica e sapendo già che purtroppo la Superstock è stata abbattuta a colpi d'accetta dal Mondiale Superbike, correre magari qualche gara del Mondiale Endurance con una moto che praticamente potrebbe essere, non dico identica, ma giù di lì, parte serbatoio e poca altra roba, come la vedresti? Anche per impolpare un po' il calendario. Allora, il Mondiale Endurance è un campionato che mi ha sempre stimolato, fino ad oggi come pilota, perché ho avuto anche dei contatti, poi però non siamo riusciti a concludere. Con Ducati all'uscita del Al muro. V4 era praticamente impensabile, perché cioè, con il V2 era impensabile. Esplodeva. Con l'uscita del V4 è una moto molto più è una moto molto più affidabile. E infatti c'è stata anche una partecipazione del team Barney con l'unica Ducati iscritta. È un cambiamento molto importante. Sicuramente la moto nella categoria stock è simile ma non uguale, perché il serbatoio è diverso, perché Quattro comunque vedi. sia la predisposizione delle pinze freno sono diverse anche nella categoria stock, perché comunque deve essere una moto predisposta a un rimontaggio veloce in caso di caduta, il cambio gomme è veloce, non come la categoria EVC, ma comunque più veloce di quelle che abbiamo a CIV, ecco. Però sì, comunque da team manager è un campionato che porta molte persone, è molto allettante poter fare un team. Sarebbe allettante fare un team per questo campionato. Invece dal punto di vista piloti, come la vedete voi due? Matteo, non mi ricordo se tu ci hai già corso il Mondiale Endurance, perché mi sembra di sì. Io solo l'anno scorso da Verginello sono andato alla 24 ore di Le Mans senza aver mai fatto un Endurance. La gioia proprio. Abbiamo fatto la 16 ore di Le Mans noi. Perché a 6 ore dalla fine è finito tutto. Ho fatto un progetto con la SC Project lo scorso anno. E quella lì è stata una figata. È pur vero che quella è l'endurance per eccellenza. Quindi è stato impressionante partecipare. Ho fatto io la partenza, quindi con l'inno, il pubblico. Una copertura televisiva importante, fighissimo. Certo è che secondo me poi anche quel campionato lì è davvero bello lì davanti, con quelle tre o quattro squadre top. Dal mio punto di vista è anche Racing, non solo Endurance. Proprio i primi vanno davvero forte, con moto davvero spinte, team incredibili. Il resto, ecco, sì. Potrebbe, non lo so, io ho avuto una bellissima esperienza, però sinceramente è bello farla, ma farla per competere per qualcosa, perché se no, ad esempio, la 24 ore delle Mans è un'esperienza incredibile la notte, è anche da stare spaventosa, perché ci sono dei momenti in cui non vedi niente, le luci delle moto sono praticamente inesistenti. Quindi incredibile, da una parte quando io ho finito sono venuto a casa, nel mio cervello non volevo più vedere una moto da Endurance,
Ma dopo una decina di giorni ho già pensato, magari il prossimo anno ci torno in sella, ecco, perché è un'esperienza molto, molto affascinante. Ale, tu non mi ricordo, ci hai partecipato, non mi sembra, ti piacerebbe? No, non ho mai partecipato e sì, alla fine mi piacerebbe provare, anche perché dicono tutti che è una figata, quindi mi piacerebbe provare, ma spero di provarlo prima che smetto, dai, spero di provarlo. Mi sembra un po' presto per parlare, insomma, già di smettere di correre. No, Matteo no, corre vabbè, da però. quando aveva 15 anni, sono 52 anni che corre, adesso tu già parli di smettere, dai. Sempre con sta storia. L'anno scorso ci ho provato ad appendere il casco, però no, non ci sono riuscito. Tutti quanti ci provano a appendere il casco, poi tanto non ci riesce mai nessuno. Pure quelli che l'appendono, poi dopo si mettono a fare i corsi in pista e vanno a girare a 43 a Vallelunga e noi facciamo sempre la figura dei fermi girando in 55. Facciamo la vostra, quindi. No, no, lo appendono e poi lo riprendono, cioè È proprio solo per farlo sull'appendiato. asciugare, è tutto là, Esatto, praticamente. esatto. L'altro giorno Non si stavo app vedendo i tempi a Valle, porca miseria, cioè, chi è che ha fatto 39 con la F3? Oddio. Stirpe, no. Stirpe, dai, resti 39,7. Io con 999 giro 56 alto, ma io dico no, ma voi Sì, devo ma andare a ammazzare la gente? tu fai la foto di 56 e ci scrivi bella giornata al Mugello. Dice, però sopra c'è scritto Live Timing Vallelunga, quindi provo col bianchetto e vedo magari se funziona e sarebbe già un bel risultato, tutto sommato. Ai, 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 ai. Vabbè, allora quella bisogna che la risolvi di problematica. Beh, Ma col 999 non è male, eh. faccio il corto di Vallelunga, forse riesco più o meno a toglierli quei 20 secondi, dai. Taglio dentro i box e via, sono Va fatto. bene, e allora io ringrazio Fabio, Alessandro e Byers. Facciamo un in bocca al lupo per il round del CIV al Mugello e speriamo di vederci comunque presto durante la stagione. Anzi, stavo dicendo se Dorna vuole, in realtà se la federazione vuole, noi veniamo volentieri, insomma. Siamo Esatto. in Va bene. attesa. Noi i pass non Speriamo ce di vederci l'abbiamo, in perché ce l'abbiamo contati. vita. No, No. avrei quello stampa, ma ormai vale qua meno di quello che pagano, quindi proprio, guarda, una gioia. Va Non vale più niente. bene. Niente. Niente. Ciao, ciao. Buona Grazie serata. ragazzi, ciao a tutti. Grazie, ciao. Grazie Ciao a ragazzi. voi. Ciao, Ciao. 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 Ciao, ciao. Ciao a tutti. E allora, Alex, chiudiamo un attimo questo capitolo del CIV, ma lo riapriamo con un habitué ormai del nostro Eccolo, ciao salotto, noto per Carletto! Circus, è Carlo Baldi. Ciao Carlo! Ciao, ciao a tutti, vi ho seguito finora, mi spiace non aver salutato Baiocco e Andreozzi, ma tanto li vedo fra pochi giorni. Esatto. Perché a te li fanno entrare, capito? Brutto raccomandato che non sei No, altro. io entro perché c'ho col tronchese, rompo la rete e passo sotto, mica. Poi Con sono già d'accordo, mi l'accompatibile fanno come entrare in sala stampa, faccio finta di portare da mangiare, capito? Lascia stare, è tutta una col storia. grembiulino, capito? Il grembiulino dietro scritto moto.it che all'occorrenza lo giro, capito? No, sono i problemi del coronavirus, però sì, sembra che mi facciano entrare, speriamo di sì, insomma qualcuno ci dovrà pure essere, se no E davvero. se vogliono correre da soli ce lo dicono, noi lasciamo perdere, nel senso, cioè basta che c'è la televisione, vabbè, stecca para per tutti e via, dai. E forse ho qualche speranza anche nel mondiale Superbike, ma ve lo so dire fra qualche giorno, perché lì è più dura. Lì purtroppo è una bella gatta da pelare, soprattutto per noi, cioè più per noi, one event anche. Sì, ne sto parlando con Dorna, non lo so, ecco, se ci sarà qualche possibilità, speriamo, no? Non solo per me, logicamente, parlo Ma anche di se non pure per altro, tutti i colleghi. esatto, ma quelli che insomma da anni seguono la Superbike, mi riferisco chiaramente a tanti altri colleghi, mi sembra stupido non farli entrare, però così è. E allora, Carlo, continuiamo a parlare di CIV perché in questo weekend comunque ci saranno delle wild card molto importanti. Una è Andrea Locatelli nella Supersport, Mika Perez nella 300, quindi per allenarsi a
al mondiale, e quando ci sarà invece Misano ci sarà anche il team Puccetti, a quanto pare. Sì, allora Locatelli parteciperà al CIV, un po' come vi ricordate la Bimota al Mondiale Superbike, cioè quando taglierà il traguardo sparirà, perché Locatelli corre con la moto del Mondiale. Non hanno fatto in tempo, non hanno voluto o potuto preparare una moto apposta per il CIV, ma è anche comprensibile, loro vengono lì per allenarsi per la gara di Jerez dei primi di agosto, e quindi lo fanno con quella moto. Logicamente ho sentito Fabio Evangelista, che come sapete è il team manager, e mi ha detto: non vogliamo però rompere le scatole a nessuno, per cui non vogliamo portare via punti a nessuno. Penso che sia bello anche per i piloti del CIV confrontarsi con noi, e quindi sarà sicuramente una bella cosa, però ripeto, quando tagliano il traguardo spariscono, diciamo, tra virgolette. Succederà lo stesso per Xavi Forès nel Superbike a Misano, nel CIV Superbike, in quanto Xavi correrà con una moto Superbike, quella del Mondiale, per lo stesso discorso che abbiamo fatto su Locatelli. Mentre Peter Oettel, che è il papà, Philip Oettel e Lucas Maias correranno con una moto CIV, quindi ora non so, ancora secondo me non è neanche stato deciso, prenderanno punti, no? Non lo so, però loro avranno una moto CIV, quindi sarà una gara a tutti gli effetti con tutte moto CIV. Poi è chiaro che Oettel e Maias, insomma, hanno una certa esperienza, ma anche i nostri Roccoli, Bussolotti, Stirpe, e chi ne ha più ne metta, insomma, non saranno da meno, quindi molto molto bello. Però allora, Carlo, a questo proposito, aspetta Marco, perché poi questa cosa di Evangelisti che correva con la moto Super Sport, è vero che poi loro al traguardo effettivamente spariscono e quindi non rubano punti a nessuno, però mi domando, cioè, comunque avere una moto in più in griglia genera un insieme di imprevisti, comunque di cose che non sono sicuro che sia valido, nel senso che a prescindere se è una moto adatta al campionato, sopra ci può essere anche Valentino Rossi, ma esattamente come Michele Pirro ha diritto a correre nel Superbike, non vedo perché Maiano non abbia diritto a fare la wild card all'interno di una gara, a prendere regolarmente punti. Per me è tutto regolare, però mi domando, fare addirittura correre una moto che non è predisposta per il CIV, che a prescindere anche più potente o meno potente non cambia nulla in questo frangente, comunque genera un'anomalia che comunque nelle moto non si sa mai, nel senso, magari rompe, faccio l'esempio più stupido, magari rompe, manda per terra magari Stirpe, che in quel momento stava, che ne so, dominando la gara, e quei punti Stirpe li perde uguale. A te sembra, cioè, regolare sta cosa? Perché, ma sai, ora sul regolare sono d'accordo con te, è un po' come l'anno scorso quando Omar Bonoli correva in moto 3 con la Beon 450, non prendeva punti, anche lui era un fantasma, chiamiamolo così, però che succede? Che molti si lamentavano, dicevano: sì, però me lo ritrovo di fianco in staccata, e se entra duro io devo spostarmi, quindi alla fine comunque lui corre, no? E lo stesso può essere per Locatelli. Ora, quello che io penso, ma senza nulla togliere, non mi fraintendete, a tutti gli altri componenti, piloti che corrono nel CIV, io penso che Locatelli, così come ha fatto nel Mondiale, farà un po' una gara a sé stante, cioè prende e se ne va, quindi probabilmente non, così, non influirà più di tanto. Però sì, è una cosa un po' anomala. D'altra parte siamo tutti contenti, lo dico sinceramente, di avere Locatelli nel CIV, perché comunque è un bel termine di paragone. E attenzione, perché, ripeto, poi è il pilota anche che fa una differenza notevole, Locatelli lo conosciamo, e la differenza di potenza, poi la moto non è fatta solo di motore, ma la differenza, diciamo, in termini di cavalli sono un 4 cavalli circa a favore della Super Sport. Poi è chiaro, le sospensioni in un altro modo, cioè è un'altra moto, però insomma, ripeto, io lo vedo dal punto di vista
positivo, cioè abbiamo un pilota con, che alza molto l'asticella senza dare fastidio a, alla classifica, ai punti, questo non sarebbe giusto, però è un bel riferimento. Ecco, sono curioso io di vedere un Massimo Roccoli, dico il primo che mi salta in mente, a quanto in prova si avvicinerà Locatelli, che Locatelli, ripeto, ha dominato il primo non solo ha dominato il, la prima gara di Phillip Island, ma nei test che sono stati fatti al, a Misano, dove c'era anche l'MV, ha comunque fatto dei temponi da paura. Quindi sarà comunque un bel confronto, ecco. Chiaro, chiaro. E invece per quanto riguarda sempre quindi questa apertura del CIV al Mugello, adesso ne parlavamo per dirti, voglio sentire anche la tua opinione, perché ne parlavamo, ecco, con Baiocco e con Andreozzi, e parlavamo proprio di questa cosa, del fatto che a tutti gli effetti il fatto di fare le doppie a Mugello e Misano sia una cosa che forse livella, o meglio avvantaggia in un determinato livello solamente quei team che magari su quei circuiti ci corrono spesso. Tu come la vedi questa cosa, nel senso, non sarebbe forse il caso di fare un po' in stile BSB, magari ampliare, andare, che ne so, uno Slovakia Ring, uno Schersleben, un Magnicur, sono tutti a portata, cioè parliamo di 150 km in più rispetto a Imola, 200? Allora, è un po' di tempo, a meno l'anno scorso no, però negli anni precedenti si era parlato di un CIV che poteva, così come, come altri, esatto, andare a fare, che ne so, l'Austria non è lontana, no? Con il, con il, come si chiama, con la Uno Ring, insomma. E quest'anno penso che la cosa sia fuori discussione per un fatto prettamente economico. Cioè, se noi torniamo indietro di 2 mesi, ma anche meno, mi ricordo che, senza far nomi, ma vi assicuro che parlavo con team manager del CIV, ma anche del Mondiale, che mi dicevano: qui ragazzi, se non si torna in pista è dura, è dura. E quando infatti è uscito il calendario del CIV con 4 round, io ho chiamato, ho sentito subito la federazione e mi hanno detto: guarda, va bene così, perché il nostro timore, nostro dopo aver sentito i team, è che già solo 4 round, non tutti hanno potuto farlo, però per fortuna sembra che lo facciano tutti e andrà tutto bene. Sì, aggiungere qualcosa, ma sai, corrono nei 4 principali autodromi, 1 per ogni round, quindi mi sembra una cosa molto molto giusta. Sì, è chiaro che poi comunque aiuti sempre qualcuno, nel senso, c'è chi preferisce uno, chi quell'altro. Pirro al Mugello ha fatto il solco come collaudatore, vabbè, voglio dire, però il Mugello lo conoscono anche gli altri, quindi secondo me va bene così. Per quanto riguarda l'estero, magari, ecco, quando i momenti saranno migliori, quando magari i team avranno qualcosina in più, perché comunque andare all'estero, cioè, è un costo superiore, perché l'estero è comunque al nord, e chi per esempio un team di Napoli, di Roma, insomma, fa un po' fatica, ecco, arrivare magari a, non lo so, anche soltanto in Austria, ecco. Ok, parliamo invece un attimino del Mondiale Superbike, perché è appena uscita una notizia. Marco, guarda Marco come sorride, perché sa di cosa sto parlando. È uscita una notizia che personalmente, dopo tutti i trascorsi, mi ha lasciato basito. Cioè, ho letto quella cosa e ho detto: ma che state a dire, non è vera, è una fake. Pensavo fosse il 1° aprile, siamo tornati indietro. Michael van der Mark se ne va da Yamaha. Cioè, si sono mandati i cuoricini grossi, tutto lo schermo con gli Yamaha, Team 21, We Love, Michael Van der, We Love Number 21, cioè, si parevano sposati praticamente. Io sono meno affettuoso con le mie ragazze, devo essere sincero, non so altrettanto affettuoso. E così, d'amblè, che è successo? No, beh, allora, secondo me ci sono vari motivi, no? Il primo è che io non sono mai d'accordo, non sono mai favorevole a un pilota nello stesso team per tanti anni, perché alla fine si forma, si cristallizzano, no? Cioè, avete visto Alex Lowe, se andate in Kawasaki, dopo che in Yamaha, insomma, così a me era venuto un po' a noia, perché alla fine, voglio dire,
sei lì da tanti un pupidino, anni, mi fa posto, via, certo. Esatto, cioè, è andato di là, ha vinto una gara particolare, è andato in terra Johnny, però ha vinto una gara e sta andando comunque molto bene. E lo stesso un po' si può dire anche di Van de Mark. Ragazzi, Van de Mark in 4 anni ha vinto 3 gare nel mondiale Superbike, in 4 anni di Yamaha. È arrivato un turco, pronti viene, ha vinta subito una. È chiaro che, sai, mi ricorda un po' quando Jonathan Rea arrivò in Kawasaki, no? C'era un certo Tom Sykes, campione del mondo, quindi molto più, permettetemi, di Van de Mark, campione del mondo, che aveva sviluppato quella moto, era il numero uno, arriva Jonathan Rea e gli dice: scusa, ti sposti un attimo perché sono io il numero uno. E così Van de Mark soffriva già un po', secondo me, questa irruenza con cui è arrivato Toprak, ma non voglio fare il saccente, ma vi garantisco che quando si chiacchierava a Erez con dei meccanici amici miei in Yamaha, la battuta che facevamo era: ecco, ora vediamo il vero valore della R1 e vediamo Van de Mark come reagisce. Ha reagito, se n'è andato. Però, non l'ha presa benissimo, insomma, mettiamola così, la poteva prendere meglio. Sì, però comunque chiudo dicendo che non è solo quello. Allora, sicuramente Van de Mark ha ricevuto un'offerta molto interessante, sia dal punto di vista economico, a mio parere, sia anche proprio di posizione, sembra dalla BMW. BMW ha 2 piloti come Sykes e Laverty, bravi, tutto quello che vi pare, però un po' arrivati, cioè non sono giovanissimi. Avere invece un pilota giovane del nord Europa, non tedesco ma olandese, quindi insomma, esatto, siamo lì, rampante, perché questo deve incominciare a vincere qualcosa, perché finora insomma tante promesse, ma quindi punta, se gli hanno detto: guarda, in BMW puntiamo tutto su di te, la moto te la mettere, insomma, gli hanno fatto delle promesse, un buon trattamento economico perché BMW lo può fare, e allora, ecco, secondo me è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, dicendo: allora, qui è arrivato uno che insomma mi dà noia, di là posso essere il numero uno, e quindi ha accettato. Non sono ancora sicurissimo che questa offerta sia arrivata da BMW, tutto fa pensare quello, ma io ho sempre il tarlo della Ducati, perché ricordiamoci che proprio per il motivo per cui dicevamo prima di un rapporto ormai logoro tra Charles Davis, che è un grandissimo pilota, e la Ducati, però ragazzi, cioè, quanto deve andare avanti questo? No, ma poi non si sono proprio visti nemmeno i risultati, poverino. A un certo punto dispiace anche per Chaz, perché poi sappiamo tutti che un pilota veloce, noi ci prendiamo in giro, tu non arrivi secondo per 3 anni consecutivi dietro a Jonathan Rea se sei lento. Quindi adesso non posso pensare che sia immediatamente diventato, passatemi il termine, una pippa. Quindi no, difficilmente sarà quello il problema. È chiaro che è il momento di cambiare qualcosa, e lo scambio alla pari con Yamaha secondo me gioverebbe a tutti e due. Però c'è pure un'altra sella in realtà che non è proprio sicura, perché la Honda di Leon Haslam, per quanto adesso come adesso Leon Haslam sia la punta di diamante di Honda, perché se devi vedere i risultati di Bautista, quell'altro sta andando in giro col Transalp e invece Haslam sta andando abbastanza forte, quindi difficilmente farei lo scambio. Però è pure vero che, Carlo, nel momento in cui un giovane come Van der Mark se ne va in BMW, sa che quello è il limite, perché BMW in MotoGP non ci corre. Io personalmente, fossi in Honda, ti farei un piano carriera in cui, se tu in Honda o in Ducati, in cui se tu mi fai una vittoria al mondiale i prossimi 2 anni, io ti do una moto satellite per gli anni 2 successivi. Là avrebbe senso per un ragazzo comunque che 25 anni, Michael, 27, mi ricordo, comunque abbastanza giovane. 27. Non è più tanto giovane, allora, stiamo arrivando insomma più o meno lì. Però ci 2 annetti di MotoGP con una moto non ufficiale riesci a farteli senza grandi problemi, anche per farti vedere. Poi magari diventi il fenomeno del moto mondiale e poi la cambiano le cose. Però non finirei in BMW, perché saprei che BMW più di là non va, no? Assolutamente sì. Infatti, ripeto, per certo vi posso dire che è arrivata questa offerta. Non posso dire che sia da BMW, lo pensiamo tutti, però non c'è nulla di certo.
perché no, come dici tu, da Ducati o da Honda con un futuro in MotoGP. Non penso personalmente Honda per un semplice motivo. Honda è molto conservatrice, crede molto in Leon Aslam e soprattutto dopo quello che sta facendo Leon ci crede ancora di più. Diciamo che secondo me rimarranno Bautista e Aslam per il fatto che la moto è nuova, ci saranno solo 7 round e quindi sarà un campionato molto, molto strano. Cambiare Aslam ora che sta sviluppando la moto, cioè ora alla fine del campionato, non è da Honda, diciamo, no? Che invece è molto più, capito? Penso che il prossimo sarà l'ultimo anno di Aslam, probabilmente, ma lo vedo ancora in Honda anche nel 21. Carlo, se effettivamente l'offerta fosse arrivata da BMW, a questo punto le altre news parlano di una specie di scambio, tra virgolette, Vandermark in BMW e Sykes che torna indietro in Yamaha. Io non lo tutto prenderei. Può essere, tutto può essere, però Sykes ha fatto un anno in Yamaha con Ben Spies, insomma non è stato così, non è che Yamaha se lo ricorda questo anno di Sykes in Yamaha. Invece, secondo me, com'è? Non se lo ricorda nessuno quell'anno di Sykes in Yamaha. È una foto di inizio campionato sull'R1 vicino a Sykes, ma poi non si è capito se ha corso o meno, però. Non è vero, Alex, aspetta, perché mi ricordo in un test che la tabella segna punti Yamaha, nella tabella segna punti Yamaha, non mi ricordo di che anno, c'era ancora il nome di Sykes, cioè tanto per... Però tu pensa che se ti ricordi soltanto il test e nessuna gara vuol dire proprio che il campionato non l'ha corso. No, Sykes, guarda, a parte che è un ragazzo troppo simpatico, li voglio bene veramente, però è anche sfigato, si può dire sfigato, sì, perché allora è andato lì, si è beccato Ben Spies, ora è un mostro totale che senza conoscere le piste è andato ad Assen, ha detto, ah, questa è Assen, ha fatto il record della pista, ha vinto la gara, cioè... Poi è arrivato in Kawasaki, si è sistemato la motina, è arrivato Jonathan Rea. Vabbè, allora ditelo che... Allora dite che non mi volete far vincere, cioè, ragazzi, è dovuto a cannate. Esatto. No, io personalmente però non sono confortato da, diciamo, da nulla di concreto. Io vedo più in dubbio Laverty che non Tom Sykes, il quale Laverty, insomma, vabbè, abbiamo fatto una gara, ora è difficile parlare, però vedo più solido Sykes in BMW e comunque il sostituto di Van de Mark, secondo me, è un po' obbligato, si chiama Jonas Volker e viene dalla MotoGP, è un tedesco, quindi Dorna contentissima, andiamo a Scheslemmen con un tedesco, Yamaha contentissima di avere un altro pilota, diciamo, così importante, così ex GP e tedesco, importante anche per il mercato tedesco, quindi io lì vedo proprio Volker, però può darsi che mi sbaglio, assolutamente. Però se ci pensi bene, con un Locatelli così messo bene, no? Cioè tu ti andresti a... Perché poi parliamo in ottica 2021, Locatelli 90% dei casi stanno vincendo il mondiale, facciamo così, mettiamola così. Non gliela voglio tirare, figuriamoci, nel senso facciamo tutti i segni, però diciamo, tu prendi Locatelli, non gli puoi dare la moto ufficiale perché se prendi Folger, c'è Folger e Toprak e quelli penso che non li tocchi nessuno. Lo mandi in GRT. Chi ci rimetti? Caricasulo? Chi ci rimetti? Cioè, io due italiani, ultimi italiano, li vedrei molto bene. Non so se Yamaha possa pensare che la squadra sia sufficientemente competitiva poi dopo, capito? Se no, tanto c'hai Loris Baz che comunque spesso e volentieri ai ragazzi del team GRD di legna, quindi tu hai pure bisogno di far vedere che il team che tu hai selezionato come team satellite non può andare peggio di Tencate, cioè quella comunque a modo suo è una svista tecnica, anche perché la moto di Tencate è sempre quella dell'anno prima, quindi io cercherei, ti ripeto, magari anche soltanto dare a Folger la moto di GRT il primo anno e far salire un vincente, un titolato
Non lo so, tu come la vedi? Perché a me sembra difficile che ci siano due italiani giovani nel Team GRT, mi sembra troppo positiva come cosa. Ma allora, attenzione, perché allora, le moto ufficiali in Yamaha sono chiaramente le due di Van de Mark e Toprak, Razzateoglu, e questo va bene. Quella semi-ufficiale è strano, ma ce l'ha Bats, non ce l'ha il Team GRT. Perché? Perché il Team GRT ha quest'anno due debuttanti nel mondiale Superbike, la moto ufficiale ha dei costi superiori logicamente rispetto a una moto tra virgolette standard, poi attenzione, la differenza non è così mostruosa, per cui parlando proprio con col manager del Team GRT, con il proprietario insomma, e mi ha detto: guarda, noi abbiamo ancora la moto dell'anno scorso, mentre Tencate ha già un qualcosa di 2020. Questa è un po' la storia, ma al di là di questo, non lo so proprio, è una domanda, è una missione di ignoranza. Non so se Locatelli, che anch'io vedo come favorito nel mondiale Super Sport, è automaticamente nel mondiale Superbike. Può darsi, diciamo che è chiaro che il suo obiettivo può essere quello. Diciamo che dovendo guardare nel 2021, sì, uno tra Caricasulo e, aiutatemi, l'americano che mi sfugge il nome. Come? Gerloff, scusate, un'amnesia. Uno tra Caricasulo e Gerloff. È destinato, diciamo, a tornare o in America o in Italia. Però ecco, non lo so, ancora è molto difficile, molto prematuro, così due italiani, sì, hai ragione tu, è molto difficile. Però non dimentichiamo poi che Yamaha ha sempre questa filiera, no? Cioè Caricasulo e Gerloff sono lì perché sono piloti Yamaha da tempo. Così Van de Mark è 4 anni che dice, c'è un po' di questa continuità. Ora poi Van de Mark ha cambiato idea, però insomma avete capito cosa intendo, c'è la tendenza a fare 300-600 Superbike, però ecco, poi chiaramente poi Melandri è andato fuori, era fuori da questa filosofia, perché se si parla di piloti molto importanti come appunto Folger, vanno bene anche se non sono piloti da sempre Yamaha. Però ecco, diciamo che quello che io spero, non il prossimo anno, ma è di vedere un Caricasulo nel team ufficiale. Ecco, questa è la mia speranza, anche perché qualche italiano un po' forte bisogna che ci sia, se no tedeschi, spagnoli, francesi, ma italiani... Esatto. No, ma anche perché poi Jonas Folger aveva, se non mi ricordo male, un problema di mononucleosi sufficientemente grave da poi lasciarlo senza energie per il resto della gara. Quindi un conto è anche un campionato nazionale in cui genericamente le gare sono più corte e magari riesce a tenere un po' più botta, però nel mondiale Superbike io non lo vedo benissimo a fare 22-24 giri in determinate piste, non so se ha risolto il problema, che tu sappia. Così dicono, diciamo che sembra che abbia risolto il problema, farà 2 wild card, attenzione, quest'anno, ora mi ricordo, mi sembra Magnecure, un'altra, ora vado a memoria, però farà sicuramente 2 wild card nel mondiale Superbike, proprio secondo me per incominciare ad assuefarsi un po', a capire un po' il paddock, a capire l'ambiente e a vedere 2 gare in 2 giorni, che sono un bel banco di prova, anzi 3 gare, scusate, in 3 sì, in 2 giorni. 2 e mezzo. Esatto. Due spicci. La Super Pole Race la considero sempre una mezza gara, giustamente, hai ragione. Carlo, e se Yamaha facesse ancora la pazzia alla Ben Spies, tipo, che ne so, vedi Cameron Bobier per esempio, che sta dominando il Moto America, l'IMEA, a parte che comunque Road America 2, gara 2 si è steso, ok, però stava dominando. Se facesse ancora quella pazzia lì, prendere un americano vincente come è stato con Ben Spies, fargli fare, che ne so, lo stesso percorso di Ben. Sì, sai, questo sarebbe il terzo, no? Perché a parte Spies all'inizio, ma abbiamo avuto anche un altro americano che però non ha fatto granché, se n'è andato un anno e via. Ora vediamo questo Gerloff come si comporta.
non mi sembra assolutamente messo male, però è chiaro che proprio per il discorso di prima, Yamaha deve avere una visione globale, quindi va bene un tedesco, va bene un olandese, va bene un italiano, anche americano, il mercato americano è sicuramente importante. Di questo pilota americano sento sempre parlare bene, però non viene a fare una wild card, cioè comincia a diventare un po' misterioso per me, perché uno se è bravo salta fuori, questo è 2 o 3 anni che è bravo, ma in America, no, ma non è, cioè non sto facendo una battuta, mi piacerebbe proprio che venisse in Europa e si confrontasse, perché ne parlano tutti molto bene, però sai, il campionato americano, ecco, uno che vince il campionato americano non è che Il America è sempre stato, diciamo, competitivamente non particolarmente elevato. Io ricordo Josh Chase, che secondo me è proprio l'esempio emblematico di tutto questo, che ha vinto 5 titoli AMA, se non mi ricordo male, consecutivi, e c'erano dei tratti in cui c'erano delle gare in cui lui, io me lo seguivo perché mi piaceva, a fine gara diceva: sì, potrei migliorare nel T1 e nel T2, ma do 6 decimi al secondo, ma che migliora a fare? Cioè, vuol dire che tutto sommato fortino andava fortino. Addirittura era stato fatto un confronto, anche se era poco pari, perché comunque le moto del Moto America erano molto diverse, ma lui a Laguna Seca, con i tempi che faceva, si sarebbe qualificato 6° nel mondiale Superbike, quindi con la moto del Moto America, che non è la moto del mondiale Superbike, il che vuol dire che comunque talento ce n'era. Evidentemente, a parte che comunque aveva già, se non mi ricordo male, 32 anni o 33 anni quando ha cominciato a vincere, oltre a quello, evidentemente questa cosa del portare l'americano, il mercato americano non tira più come prima, e effettivamente adesso le marche che vanno più per la quale nel mercato americano sono quelle italiane, perché è l'esclusività, non la competitività della moto. Di R1 non ne vendono, secondo me, tantissime, e soprattutto non c'è un confronto sufficientemente elevato all'interno del campionato stesso per capire o questo va forte, cioè Cameron Boutier, cioè lo metti a confronto con Tony Elias, che tutto sommato non è male, però sono moto talmente tanto diverse che Tony, ormai è andato Tony, nel senso, più di quello difficilmente potrà fare più di quello, quindi se già un Tony Elias, che nel mondiale Superbike farebbe quinta fila, quarta fila magari, arriva secondo e neanche con tanto distacco, vuol dire che più di tanto sto Cameron Bobbie va, ma non è ben spiss, insomma. Sì, no, mi piacerebbe, ripeto, vederlo in Europa, perché non lo possiamo sapere. La domina, ma come hai detto anche te, lascia un po' il tempo che trova. Però non è escluso, perché anche Ben Spies, quando non sapevamo chi fosse, diceva: beh, ha vinto in America, vabbè, vediamo. Poi è arrivato qui, era un crack. E così anche Gerloff, attenzione, è andato molto bene, perché non aveva mai visto Philip Island, è andato, poi è caduto, l'hanno buttato per terra più che caduto, se ricordo bene. Comunque voglio dire, questi americani sono un po' un punto interrogativo. Io però, quando sento parlare di America, mi viene sempre in mente la battuta di Dario Marchetti, che in America ci andava spesso, ci va ancora, ha vinto delle gare Battle of the Twin, eccetera, che mi diceva: guarda, nei campionati americani ci sono 2 tipi di piloti, ce ne sono 2 o 3 che fai veramente fatica a tenergli la ruota, gli altri, attenzione in curva, devi schivarli, perché sennò li centri in pieno, sono fermi. Il livello medio proprio è basso, purtroppo, ma perché molto. Anche perché poi loro hanno una cultura crossistica molto elevata, molto spinta, e tant'è vero che il campionato americano di motocross è praticamente comparabile al mondiale, cioè nel senso che è l'NBA, certo, sì. Quindi in realtà sulla cultura grossistica posso anche starci, ma la cultura velocistica americana non ha una scuola. Adesso è vero che il Moto America, ci stanno gli americani dell'XGP che fanno, che cosa, però non c'è una scuola motociclistica sufficientemente elevata da garantire anche lo sviluppo dei talenti, perché poi sappiamo tutti quanti che il talento, togli le meteore gigantesche come Ben Spies, per dire, però anche un Marc Marquez ha dovuto cominciare a 4 anni a andare, perché altrimenti non sarebbe arrivato dove è arrivato. Quindi magari tu anche un bel numero di talenti ce li hai pure, però non gli dai proprio modo di svilupparsi, e non tutti possono fare alla Casey Stoner, che c'ha i genitori che vendono tutto, salgono in camper e vengono a correre in Inghilterra. Cioè, sì, è assolutamente vero quello che dici, anche perché Ben Spies ha vinto nel 2009, quindi voglio dire, da allora dall'America non è più arrivato nessuno. Quelli che sono arrivati, sinceramente,
non faccio fatica a ricordarmi i nomi. Larry Pegram, Larry Pegram con la EBR, ancora mi ricordo. Esatto. Larry Pegram, 52 anni. Compagno era di squadra di Canepa. Ma era il doppio di me, cioè era la mia matrioska, era. Beh, era la mia gioia, quando vedevo lui dico, vedi, anch'io potrei correre. Potrei correre nel mondiale. Ma, e lui poi è fisico, perché in realtà poi tutto il team era suo, e ancora mi ricordo un comunicato, una gara fecero schifo, ma a livelli cosmici proprio, no? E disse, e mi misero un comunicato in cui disse, scusate, abbiamo sbagliato il quantitativo d'olio caricato sulla moto. No, sì, no, ma io ho letto il comunicato, dai ho letto male, abbiamo caricato 30 più per gli 20 cavalli, dai. Gli americani sono buffi, lo sai, sono molto particolari, da una parte sono poi ingenui e sinceri, per cui li apprezzo, dall'altra molte volte sono un po' così estemporanei, però ripeto, dai tempi di Ben Spies in poi, e Ben Spies è stato un fulmine a ciel sereno, perché anche prima di Ben Spies, insomma, ora sembra che si stiano anche, come si chiama, Wayne Rainey stia costruendo delle scuole, cioè c'è un po' di movimento in America, vediamo cosa salta fuori. Era ora. Volevo lasciare un attimo il seminato piccolino per fare un piccolo regalo a un ducatista doc, ma di quelli veri, molto veri, che è, adesso lo vedete qua, è lui, è Giancarlo. Giancarlone, auguri Giancarlone! Giancarlo è troppo forte. Esatto, è il leone di Iesi, Giancarlo Falappa, ed è sempre un piacere quando lo trovi in giro il buon Giancarlo Falappa, quel cavallo matto di Iesi, leone di Iesi, con tutto quello che ha avuto il buon Giancarlo, tutto quello che gli è successo, le vittorie comunque è riuscito a portarsi a casa, perché ne ha raccontate i cotte di crude di quello che ha combinato. E allora stare attento a portarlo in trasmissione, perché è un attimo che ti tira fuori quello che non si può dire in diretta, ci vogliono 30 secondi, eh? Esatto. Ma guarda, io penso proprio, guarda, una paura, devi veramente dire, questo non lo puoi dire, questo non lo puoi dire, neanche questo puoi dire. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo prima, diciamo, ecco, dei suoi incidenti che purtroppo hanno influito molto sulla sua carriera, e faceva veramente impressione. Cioè, la capacità, come posso dire, la facilità, proprio lui era un talento naturale, no? Ora, se vogliamo accostarlo, pensiamo a Toprak, però mentre Toprak è un professionista, cioè uno, lui era completamente folle, cioè alla gara in notturna, folle nel senso buono, per carità, alla gara in notturna a Misano, allora si faceva la gara del campionato italiano, lui e il povero Baldassarre Monti si accorsero che nella curva del tramonto grattavano per terra e facevano le scintille, quindi ogni volta che arrivavano lì, avevano già dato mezza pista a tutti, ogni volta che arrivavano lì si divertivano a guardare chi faceva più scintille, poi all'ultimo giro si sono decisi la gara, hanno fatto a cazzotti, nel senso proprio di spallate, e mi sembra vinse Falappa, però voglio dire, altri tempi, ma Giancarlo è stato una cosa spaventosa sotto tutti i punti di vista. Insomma. Continua ad essere spaventoso sotto tutti i punti veramente di vista. Ha mandato dallo psicologo il povero Fabio Bigliotti. Ma guarda, se mi date un minuto solo, racconto quest'altra storiella, ma vera, perché combinazione... Ero lì, sempre campionato italiano, quando al tramonto si arrivava dall'altra parte, no? Ora, vi ricordate, si girava al contrario, quindi lui arriva Francesco Monaco nelle prove, in gara, arriva Francesco Monaco, cade e chiaramente sporca un po' la pista, il tempo 20 secondi, ma neanche, insomma arriva Giancarlo Falappa, scivola sullo sporco e cade. Allora, io ero lì proprio al tramonto,
cosa ha detto Giancarlo ai Marshall è una cosa che mi ricorderò tutta la vita, ma la cosa buffissima, per dirvi che tipo era lui, è che lui prese, si tolse il casco bestemmiando, dice, andò a piedi, arrivato alla quercia, cioè non due metri dopo, arrivato alla quercia, si è girato ed è tornato indietro e diciamo, ma ha dimenticato qualcosa? No, è arrivato lì e ha reinsultato tutti i Marshall per un'altra mezz'ora. Gli ho detto, non l'ha presa bene. Vai via, hanno capito. Ah, perché secondo lui non avevano segnalato. Ma ripeto, quando l'ho visto tornare dico, non è possibile. Vuole riprendere la moto, no? Si è dimenticato di dire una cosa ai Marshall. Esatto. Sì. Marshall! No. La bandiera! Io mi ricordo, eravamo a una serata a Milano, c'è cioè un locale a Milano che si chiama Ciapa la Moto. Ah, e sì. Avevano invitato Marco Lucchinelli e ha ricordato il famoso episodio della portiera in autostrada. A 180 sull'autostrada che gli ha aperto la portiera, quanto sta male. E non ricordo se era lui o se era un altro, era sicuramente un pilota Ducati, sempre della sua epoca, non ricordo perfettamente chi, ma ricordo che c'era un team manager che disse, noi dovevamo fare la gara, lui dopo le qualifiche il sabato è sparito, la notte non è tornato, la domenica mattina, 20 minuti prima della gara, lo vedo che ritorna con una ragazza in albergo che non aveva dormito, dopodiché è salito sulla moto e ha vinto la gara. Adesso, oggi non si potrebbe più di tanto fare, però no. Secondo me ancora funziona come sistema. Io un'altra cosa che mi ricordo di Giancarlo, e la dico sempre quando ci vediamo, nel senso che parliamo del passato, mi sembra fosse il 1994, vado a memoria, eravamo al Mugello perché la Superbike correva al Mugello ed è stata la gara del debutto come wild card di Pier Giorgio Buontempi, quindi andiamo veramente, forse 92, no scusate, non 94, probabilmente 92. Comunque, non è che pioveva, eravamo io e mia moglie sotto l'ombrello, sai quando sei sotto l'ombrello che come lo giri ti bagni comunque, perché veniva giù l'ira di Dio, ed eravamo in cima alla tribuna, per cui io mi divertivo perché vedevo che guardavo il traguardo e se mi giravo vedevo la Casanova Savelli, credo che sia, no? Quella curva. Sarebbe, sì. Allora, vi garantisco che quando Giancarlo Falappa passava per primo, passava davanti al traguardo, diciamo, io mi giravo perché il secondo usciva dalla Casanova Savelli. Cioè, questo è come andava Giancarlo Falappa sul bagnato. Mondiale Superbike, non con tutto rispetto trofeo, motestate o come voglio dire, qualsiasi campionato mondiale Superbike. Mezza pista a tutti. Beh, e Carlo, poi mi si è rotta la moto e non ha vinto. Vabbè. Carlo, scusa, però non gli ha mai detto bene. Il primo giro che ha fatto lui a Brands Hatch sotto l'acqua, che ha dato 18 secondi al secondo, così. Perché lui, il suo problema è che lui correva, cioè pioveva, non pioveva, lui veniva dal cross, no? Dove nel cross chi l'ha visto correre mi dice che faceva spavento già nel cross. Poi un giorno qualcuno gli disse, oh, ascolta, ma ci manca un pilota, è una storia vera, non è che ci manca un pilota in velocità. Ok, tu fai cross, ma prova, dai. Diede mezza pista a tutti. Perché lui cross, pioggia, asciutto, cioè lui va sempre allo stesso modo. E purtroppo poi lo paghi, perché poi dopo lo sbagli, quando sbagli purtroppo lo paghi caro. Bravo. E questo è stato un po' il suo limite, perché purtroppo, per carità, poteva anche non succedere, assolutamente. No, sì, però se ogni tanto non ti viene in barca, cioè quella volta ti dice bene due, tre, quattro volte, poi c'è la fortuna del diavolo, poi prima o poi. E comunque, poi è stato sfortunato e è andata così. E comunque per me il giro più bello sul bagnato rimane quello di Ryuichi Kiyonari a Donington. Scusate, ma io ancora ogni tanto lo vedo con la Honda. Io veramente, guarda, una volta me l'ha fatto la moto sul raccordo, sarò stato a 90, ma mi sono preso una paura. E lui invece usciva praticamente, mi ricordo, alle Cascades, traverso, 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 uscita, traverso. Faceva paura. Guarda, ero in sala stampa, e mi sembra fosse il 2008,
Ero in sala stampa e quando abbiamo, l'hanno inquadrato la prima volta, ho detto ora cade, ora cade, ora cade, è arrivato in fondo, non è caduto, però a ogni curva dico vabbè, ora cade, ragazzi, non era, le leggi della fisica son diverse. Sì, sì, non si applica, a quel giro non si applicavano, cioè il lesci gratis di prigione proprio. Esatto, no. però il bello comunque di vedere sempre Giancarlo è che ogni volta quando lo vedi, cioè, lo trovi diverso, perché una volta alle stampelle, una volta mi vede saltella così tranquillo. Al box Genesio c'è l'acqua quando hanno vinto il mondiale, che lui stava strillando con Malte, Genesio, calmo Gianca, calmo! È un personaggio, è rimasto un personaggio. Esatto, quindi gli facciamo appunto gli auguri, perché 57 anni di pura pazzia, follia, grande talento in pista il buon Giancarlo Falappa. E allora, 57 anni? 57, è un 63. Mamma mia. Mi fa sentire molto vecchio, cosa che sono, però sai, sapere che Giancarlo ne ha 57, allora io, vabbè, mi ricordo che... Cioè, è soltanto un numero, vai tranquillo. Esatto. Speriamo. Esatto, va bene. Carlo, grazie come sempre. Grazie Carlo. Grazie a voi. Grazie. È un piacere. Alla prossima. A presto. Speriamo di vederti presto, a questo punto. Davvero, davvero. Ciao Carlo. Ciao Carlo. Ciao. E allora Alex, noi chiudiamo questa nostra puntata con qualche altra news. Tra l'altro oggi, insieme a quello di Falappa, è il compleanno di Gregory LeBlanc. Grande esperienza nell'EVC. Esatto. E appunto, come dicevamo con Carlo, il buon Michael van der Mark che saluta Yamaha a fine stagione. Che dolore. Vai. No, ti ripeto, la cosa eclatante è che è una di quelle notizie che quando la leggi pensi che sia veramente, cioè ho pensato che fosse tipo Lercio o Flop Gear, una cosa già detto, ci stanno prendendo in giro. Invece, incredibile, è proprio una di quelle storie d'amore che pensi che non finirà mai. Mi ricordava quasi Valentino con la Yamaha a tratti, ma proprio per come anche affronta la 8 ore di Suzuka, per tutte le cose col Team 21, quindi tutto sommato avevo pensato onestamente che questa non era una storia destinata a finire, anche a prescindere da risultati non particolarmente eccelsi, cioè meglio fare la seconda punta e rimanere nella casa che ami piuttosto che andartene da un'altra parte. Invece poi ho letto questa cosa qua, ho letto peraltro anche dichiarazioni di Andrea Dosoli che dice che ha fatto di tutto per cercare di fermarlo, ma è in assoluto, a quanto sembra, non c'è stato neanche margine di trattativa. Cioè, comunque, 4 anni in un team diventa una famiglia, le cose. Secondo me è successo anche qualcos'altro, però capisco anche magari subire il nuovo compagno, non lo so, ci sono rimasto basito. Facile che sia successo qualcos'altro. E noi andiamo avanti con le notizie. Il nostro caro Mattia Scantarini ci annuncia che Tony Cairoli ha rinnovato con KTM fino al 2021, quindi annuale, il buon Tonino Cairoli. Tanto non c'è niente da rinnovare, nel senso che tanto sanno, più di tanto esatto. Purtroppo non si potrà fare, quindi giustamente prolunga. Dovizioso, lo sapete, ovviamente si è infortunato facendo cross, è già stato operato e Ducati è sicura di averlo al 100% a Jerez, non sarà mai al 100%. In 20 giorni chi è Ironman? Cioè, allora no, apriamolo 10 secondi questo discorso perché è da fare. Allora, a Danilo Petrucci non è stato dato l'ok per partecipare alle gare di cross, ok? Danilo Petrucci che l'anno prossimo ha firmato un KTM. Andrea Dovizioso, sì, vai tranquillo, chi se ne frega. Cioè, mi domando anche però da parte di Andrea che adesso, allora, o ha deciso che non vuole più correre per Ducati o non vuole più correre in MotoGP, che ci può stare senza grandi problemi, oppure la decisione di correre dopo tutto questo stop con un campionato fatto da 10 gare, di andare a fare la gara di cross a 20 giorni prima, ma
cioè non è un pilota di primo pelo, non stiamo parlando di qualcuno che corre da una settimana, lo sai che il cross è pericoloso, ci vuole una sciocchezza, una gomma messa male, non è la velocità che dice vabbè vado tranquillo, è difficile succedere qualcosa, e poi pure la velocità puoi rompere tutto quanto, il cross è ancora più pieno di imprevisti, quindi che scelta è quella che ha fatto? Io ti giuro, guarda, non la capisco, anche perché poi adesso è stato operato, gli è stata messa la placca, la frattura fortunatamente era composta, quindi nella sfortuna gli ha detto anche abbastanza bene, perché quindi è solo un'increazione alla fine dell'osso sinistro della scapola, però messa la piastra eppure ricominciando ad allenarsi dopo domani, tanto per cominciare il dolore te lo porti. Secondo poi, fortunatamente Andrea ha un tono muscolare veramente eclatante, quindi magari sopra non ha neanche grandissimi problemi, ma comunque il dolore, la sensazione della piastra in movimento, te la porti. Erez è un circuito pieno di curve, le due a sinistra, peraltro la più importante è l'ultima curva a sinistra, cioè vuol dire comunque fare delle curve che non sono semplici da fare, soprattutto con una spalla messa in quel modo, le quattro curve che portano prima del rettilineo, non lo so, l'ho trovato superficiale questa volta Andrea, che è strano perché non è da lui, è proprio quello che mi domando, secondo me sì, effettivamente. Non lo so. Alex, poi il buon Jacopo Cornfail, che noi ce lo ricordiamo per la crossata sopra la moto di Bastianini a Le Mans nel 2018, prende il posto di Bradley Smith nel team WeDo, che sarebbe in pratica il Petronas per la Moto E, perché Bradley Smith ovviamente va a sostituire Andrea Iannone in seno al team Aprilia. E sai chi è il coach? E sai chi è il coach di Bradley Smith in Aprilia? Max Biaggi? No, Claudio Shorts Corti. Ah, Claudio Corti, è vero. No, però mi domando questa decisione, Marco, come è stata presa? Perché ha senso, però vuol dire che poi tu praticamente hai Bradley Smith fermo se Andrea Iannone. Allora, o hanno già rinunciato Andrea Iannone, oppure dopo tu ti ritrovi comunque un Bradley Smith che è libero cioè che non ha una sella per l'anno corrente. Io onestamente, magari per fare due gare o tre gare, non so se avrei rinunciato alla Moto E, per quanto non sia un appassionato di quel campionato. In assoluto, a questo punto mi viene anche da pensare che forse, solo forse, anche per Bradley Smith ci potrebbe essere un'apertura per quanto riguarda magari il ritorno di Aprilia in Superbike. Mai dire mai. Esatto. E chiudiamo con l'ultima notizia, che questa ci fa molto male da vicino, nel senso che l'ECMA è spostato, cancellato per quest'anno e spostato al 2021. Hanno cancellato anche Ginevra 2021, penso. Cioè hanno già cancellato Ginevra 2021, spostato direttamente al 2022. Allora, è chiaro che l'automotive in questo momento sta subendo una flessione gigantesca e quindi ci sono delle motivazioni valide, e anche la sicurezza. È altrettanto vero che a luglio attualmente non mi sembra che la situazione coronavirus sia così grave. La fase 3 non c'è stata, fortunatamente, nel senso, cioè poi uno parla di dati di fatto, ma ovviamente bisogna solo che ringraziare Dio che la fase 3 non c'è stata, figuriamoci. Però mi sembra, capisco anche tempistiche, logistiche, spostamento di budget personale e tutto quanto. Forse ne avrei fatto una versione più ristretta. Mi sembra presto per cancellare i saloni di novembre, anche quello di che è febbraio, se non mi ricordo male, Ginevra, febbraio o marzo, insomma. Cioè, ne capisco le motivazioni di fondo. È vero pure che mentre le moto hanno perso una bella fetta, ma qualcosina hanno recuperato soprattutto in questo periodo, le automobili hanno preso uno schiaffo importantissimo a livello di numeri di mercato, e il mondo dell'automobile funziona su delle dinamiche molto più strette e legate, che nel momento in cui le sciogli diventa molto più difficile riattutire il colpo. Tantissime, abbiamo visto anche tantissimi team di Formula 1 dover licenziare parte del personale, abbiamo visto che Williams che ha dovuto vendere una porzione del team, cioè insomma ci sono state comunque delle cessioni importanti, delle flessioni importanti per quanto riguarda il mercato, però il mercato riparte solamente se lo fa ripartire l'industria stessa, quindi se ci si comincia a chiudere il protezionismo non credo che andremo lontano. Sì, è stato, tra l'altro è stato cancellato anche l'Intermoto di Colonia, che è la fiera che viene prima dell'ECMA, quindi ottobre, per cui Ad ottobre ci posso stare,
A novembre, io magari la posticipo, invece di farlo a novembre faccio a dicembre, tanto il freddo per il freddo non cambia nulla a livello di cose, la maggior parte della gente viene in macchina o in treno, non è i moto days che fai a marzo, che forse qualcuno ha già scongelato la moto, quindi tutto sommato secondo me l'avremmo potuta posticipare di un mese senza subire le date classiche e qualcosa si sarebbe potuto salvare. Speriamo che il 2021 sia più clemente. Anche perché Alex, sia BMW che KTM avevano già da tempo detto che avrebbero saltato sia l'ECMA sia l'Intermod che l'ECMA. La rigidità teutonica, c'è poco da fare. Quando è Nord Europa, loro sono così, hanno detto quello, basta, poi fai in quattro, poi di quello che vuoi, mi puoi mettere in cupo, non fa niente. E allora Alex, io ti, ricordando che domani ci sarà ancora Speedy Woman, il programma condotto dalla nostra Anna Mangione, il quiz, il nostro quiz è finito, quindi le gare stanno per ripartire e tra poco, lo continuiamo a ricordare, torneremo anche noi con Eravamo quattro amici al box. Preparatevi perché quest'anno ce ne sarà veramente di cotte e di crude da dire. Era bellissimo. Esattamente. Allora Alex, ti ringrazio per avermi fatto compagnia in questa puntata. Ci sentiamo per martedì prossimo perché possiamo già annunciare che martedì prossimo avremo Kevin Calia dal team Penta Suzuki e il team Broncos Ducati con Luca Conforti e Lorenzo Zanetti per un grande post CIV del Mugello. Ci sentiamo martedì prossimo per il post Mugello del CIV. Ciao Marcolino. E anche da parte mia, Marco Pezzone, è tutto. Un saluto e alla prossima. Ciao ciao. Ascolta Radio Live GP, la prima web radio italiana sul mondo dei motori.